Noi viviamo in una delle regioni che più è inquinata in tutta Europa. Sono centinaia le persone che muoiono a causa dell'inquinamento. Ha ormai alcuni mesi dalle grandi manifestazioni di marzo, pensiamo che tanti impegni siano stati disattesi, a partire dal Comune di Milano, a partire dallo Stato italiano che ad oggi fa un decreto clima del tutto insufficiente, e siamo sotto poi questa regione che è una di quelle che invece finora spesso è stata anche un po' negazionista. Spesso è stato affermato che sì, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati nel corso di questo pianeta, ma si è negata l'influenza dei nostri comportamenti dell'uomo su quello che sta accadendo al nostro pianeta. Gli effetti di questo cambiamento climatico li vediamo facilmente andando in alto nelle nostre montagne, dove i ghiacciai si stanno letteralmente sciogliendo, anno dopo anno ci sono le rilevazioni che indubbiamente evidenziano che siamo in uno stato dove è necessario dichiarare lo stato appunto di allerta climatica ambientale. Chiediamo di dichiarare l'emergenza climatica ambientale, che è un documento che non solo prevede una dichiarazione formale, come spesso succede in varie città. Abbiamo stilato questo documento programmatico con diversi punti, divisi in principi e proposte reali, per tentare di direzionare in maniera reale e efficiente uno sforzo della regione e i finanziamenti della regione. La Lombardia è la prima regione in Italia nel 2018 per incremento del consumo di suolo, è un territorio troppo cementificato, diciamo basta il cemento, diciamo basta nuove autostrade, puntiamo su una mobilità ecologica, sostenibile e gratuita. L'età media si riduce a causa dell'inquinamento che sempre più invade la nostra pianura padana, e da parte della regione Lombardia noi pensiamo che appunto serva in primis riconoscere l'emergenza, soprattutto perché finora sono state tante parole dalla parte della classe politica. Non abbiamo ricevuto tante parole, tante belle parole, ma pochi fatti.